ringrazio come sempre innanzitutto le famiglie di questi studenti che oggi sono qui presenti e che per tante settimane, tanti mesi hanno assistito, aiutato e investito nei loro ragazzi e ragazze perché arrivino a completare i loro studi. E questa giornata ovviamente è una giornata innanzitutto di festa, una giornata che vuole riconoscere a queste famiglie, a questi ragazzi e ragazze il lavoro fatto, l'investimento fatto, gli sforzi fatti in questi anni. In qualche caso, in numerosi casi, con ottimi risultati, e questo mi fa molto piacere, lo vedremo più avanti, perché gli studenti del campus di Treviso sono particolarmente bravi e questo mi piace riconoscerlo, e mi piace riconoscere il fatto che le studentesse in particolare sono molto, molto, molto brave. E credo che questo derivi anche dall'impegno, dalla capacità dei miei colleghi docenti di seguire, assistere i ragazzi che frequentano i corsi nel campus di Treviso. Ringrazio ovviamente anche tutte le autorità qui presenti, dal signor Sindaco che ci ha fatto l'onore di essere qui, a tutte le altre istituzioni, con una menzione ovviamente particolare alla Fondazione Cassamarca, che questo progetto, il progetto dell'Università Treviso, ha pensato molti anni fa, ci ha assistito nel realizzarlo in tutti questi anni e continua a supportare le iniziative di Ca' Foscari qui a Treviso, nel campus trevigiano, iniziative che non si fermano, perché quello che voglio sottolineare è che il nostro investimento, il nostro impegno in questa città è un impegno crescente, con sempre nuove iniziative che vanno dalle iniziative grandi alle iniziative piccole. Tra le piccole, che ne so, avevamo promesso che avremmo dotato di una rete wifi il campus trevigiano ed è stato fatto. Avevamo promesso che avremmo realizzato gli stage internazionali per gli studenti del campus e anche questo è stato realizzato, di nuovo grazie al contributo della Fondazione Cassamarca. Fino a quelle più grandi, ve ne parlerà tra poco la professoressa Bidio, che è il direttore del campus trevigiano, che vi racconterà, e che ringrazio per il lavoro che fa, e il lavoro che fa lei e tutti quelli che collaborano con lei, che vi racconterà le nuove iniziative, i nuovi master, i nuovi corsi di laurea, tutto questo crescere di offerta formativa e di iniziative di ricerca e di offerta culturale che cerchiamo di portare a Treviso, perché non ci sono soltanto i corsi che facciamo, ci sono le conferenze, gli incontri con le imprese, gli stage aziendali, gli stage internazionali per i nostri studenti di commercio estero e così via. Sono diverse novità che verranno tra poco raccontate più in dettaglio di quello che voglio fare io in questa brevissima introduzione, anche perché non voglio che la cerimonia si allunghi troppo, voglio che arriviamo poi al clou di questa giornata, che è la consegna dei diplomi e la proclamazione dei nostri ragazzi e ragazze come dottori dell'Università Ca' Foscari di Venezia. La giornata prevede anche un intervento importante e un riconoscimento, anche qui va la mia gratitudine alla Fondazione Iglesias per le borse di studio che ha assegnato agli studenti del campus trevigiano, a 11 studenti del campus trevigiano. È un primo sforzo, ci piacerebbe ce ne fossero degli altri, però il fatto che ci sia un'istituzione locale che investe nella formazione dei ragazzi di questo territorio, credo che sia una cosa importante, e ci aspettiamo che altri dedichino borse di studio ai ragazzi che studiano qui. Allo stesso tempo va riconosciuto che un'altra promessa che avevamo fatto, vale a dire firmare una convenzione con le banche di credito cooperativo perché permettono il finanziamento agevolato a tassi particolari, a condizioni molto particolari agli studenti del campus trevigiano, questa convenzione è stata firmata e quindi chi volesse utilizzare questa forma di finanziamento per finanziare appunto le spese, i costi dell'università, adesso può farlo e può farlo in modo praticamente automatico, quindi con una fase istruttoria molto semplice e condizioni poi di costo particolarmente favorevoli. Anche questa è un'iniziativa dedicata a questo campus che rende, che minimizza il costo, riduce di molto l'impatto finanziario del frequentare questo Ateneo. Ovviamente i ragazzi oggi qui presenti concludono una prima fase dei loro studi, però possono essere interessati a questa soluzione se volessero proseguire. E in fondo quello che offre Ca' Foscari da questo punto di vista è importante, perché offriamo non soltanto corsi di laurea triennali, ma offriamo anche corsi di laurea magistrali con una varietà tra l'altro molto ampia,
e soprattutto a Venezia, ma anche a Treviso. Offriamo dei corsi di master che si stanno sviluppando e stanno crescendo anche presso la sede trevigiana, tra l'altro molto, molto interessanti, molto mirati alle esigenze del, del tessuto produttivo, delle imprese che lavorano in questo territorio. E poi ovviamente possono proseguire con eventualmente dei master di secondo livello, dei master o, del, o dei corsi di dottorato, che sono un'altra componente dell'offerta formativa. Quindi il percorso di formazione, che come sapete è un percorso sempre più importante per riuscire a trovare lavoro, avere dei livelli formativi adeguati, beh, questo percorso ovviamente è realizzato anche con il sostegno finanziario che permette di ridurne l'impatto sui bilanci delle famiglie. Ho parlato un istante fa di trovare lavoro, in realtà lo sforzo che stiamo facendo come, come Ateneo, come Ca' Foscari è anche quello di insegnare a creare lavoro. In fondo la prospettiva che lo studente dovrebbe avere quando fa i suoi studi non dovrebbe essere soltanto quella di dire mi formo, imparo delle cose e poi qualcuno mi assumerà. Ma dovrebbe essere invece uno sforzo a creare lavoro, a, creare la, a lavorare nella propria impresa, ad avere idee che sviluppino nuovo lavoro, nuova imprenditorialità. E questo lo sforzo lo facciamo di nuovo in partnership con diversi attori del, del territorio. Se ricordate, alla prima cerimonia di laurea avevamo invitato il presidente della Fornace d'Asola, uno degli incubatori che lavorano nel, nel territorio. Oggi, come ospite d'onore che vi parlerà e vi racconterà la sua esperienza più tardi, abbiamo Riccardo Donadon che dirige H-Farm, un altro incubatore, acceleratore di imprese, un'altra realtà che aiuta i giovani del territorio a creare lavoro, a creare impresa, a creare lavoro. E credo che questo sforzo che stiamo facendo, e lo facciamo in tanti modi, sia uno sforzo che aiuta ulteriormente non solo una realtà come quella trevigiana ad uscire da una crisi economica che ha avuto un impatto rilevante, ma ancora di più è un modello di sviluppo nuovo per una realtà che deve aggiornarsi rispetto alle esigenze di un territorio, che, di, una, di un mercato che è sempre più globale, beh, deve aggiornarsi e produrre nuovi modelli produttivi, innovazione anche in campo imprenditoriale. E questo sta facendo Ca' Foscari appunto con delle partnership importanti, con Riccardo Donadon stiamo lanciando un nuovo master, lanceremo dei progetti di avvio all'impresa già all'interno del percorso universitario e vedrete che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vi parleremo, comunicheremo anche di queste realtà. Il rapporto tra studente e università ovviamente non si conclude oggi, per molti di voi non si conclude perché continuerete a studiare, per i motivi che ho detto prima, è importante continuare a completare la propria formazione e l'offerta di Ca' Foscari è particolarmente ampia. Molti di voi probabilmente invece andranno anche a lavorare nelle proprie aziende o in altre aziende che offriranno questa opportunità. Beh, Ca' Foscari comunque non smette di stare vicino ai propri studenti perché ha creato un'associazione di ex studenti, di alumni dell'Ateneo che aiuta in molti modi l'inserimento nel mercato del lavoro anche dopo l'attività, proponendo ad esempio degli stage ulteriori, proponendo dei contatti, delle visite aziendali, ma soprattutto creando una rete di ex studenti, oggi siamo a più di 3.000, di ex studenti che dialogano, si scambiano informazioni, propongono iniziative e raccontano per esempio delle loro esperienze e delle opportunità che possono essere fornite ai nuovi ragazzi che entrano in associazione perché si laureano a Ca' Foscari. Beh, questo è un altro modo con cui l'Ateneo sta vicino ai propri studenti e cerca di aiutarli, soprattutto nei primi anni, che sono i più delicati, quelli dell'inserimento sul mercato del lavoro. Io non voglio dilungarmi ulteriormente perché, ripeto, gli eventi importanti, gli aspetti importanti di questa giornata sono quelli che verranno dopo. Ho cercato di darvi una panoramica di quello che una università moderna, nuova, diversa da tutte le altre, sta cercando di fare per i propri studenti, per il territorio, per le imprese di questo territorio, in collaborazione con quelle che sono le realtà più importanti, le istituzioni più importanti di questa città. La promessa è che questo sforzo continuerà e spero che la collaborazione, le collaborazioni che abbiamo in atto si rafforzeranno ulteriormente proprio per garantire a questa città e a questo territorio dei servizi formativi, di ricerca, di innovazione, comunque di capacità di crescita sempre, sempre migliori.
Questo mi permette di passare la parola a chi meglio di tutti rappresenta questa realtà, che è il signor sindaco di Treviso, il signor Como. Prego. Grazie signor Rettore, buongiorno a tutti. Oggi è un giorno importante, importante per voi neodottori, per le vostre famiglie, ma soprattutto per la nostra comunità. Oggi certamente stiamo attraversando dei momenti particolari, stiamo attraversando una crisi che non è solo economica, ma è soprattutto culturale. L'approccio immediato con tutto il mondo e quindi il confronto con tutte le realtà che sono su questa nostra terra ci deve assolutamente anche dare quello spunto in più, e la vostra università io credo sia fondamentale in questo, perché le materie che voi avete appreso e che ovviamente non sono assolutamente la fine di un percorso, ma l'inizio di un percorso, perché io amo dire che la laurea deve essere un mezzo importantissimo per arrivare a quella che è la propria volontà, il proprio punto di riferimento, e quindi anche per quella che deve essere poi la vita attuale, che evidentemente oggi con la globalizzazione ci porta ad essere non nel nostro cosiddetto orticello, ma in tutto il mondo. Ma non dimentichiamoci comunque che la nostra storia avete come simbolo quel grande leone, la Repubblica Serenissima di Venezia, di San Marco, e ricordo un vostro e nostro predecessore, il Marco Polo, quindi non siamo mai stati chiusi nella nostra, diciamo, bottega, ma mai come oggi bisogna pensare proprio a questo confronto internazionale. Credo che la vostra capacità, ma la capacità della vostra università, dei vostri insegnanti, di coloro che vi sono vicini, ma anche l'esempio di una città, di una provincia, di una regione, di uno Stato che pur in questo momento difficile sa alzare la testa e dare il meglio di se stesso. Voi siete il nostro orgoglio, perché siete il nostro futuro, e voi soprattutto dovete essere coscienti comunque che il futuro si fa da se stessi. E mi raccomando soprattutto ricordarsi che il confronto è mondiale, ma che la capacità e la storia locale non vanno mai dimenticati. Il cosiddetto global local deve essere e deve darvi quell'orgoglio e quella spinta col confronto nel mondo. Tanti, tanti auguri e complimenti ancora a voi e alle vostre famiglie. Come dicevo, il progetto di Campus Trevigiano è nato, è partito da un'idea, da una collaborazione con la Fondazione Cassamarca. Oggi il Presidente De Poli non è potuto essere qui, lo ringrazio, lo saluto anche a nome di tutti voi, e chiedo invece all'Avvocato Gagliardi, che oggi lo sostituisce, di venire qui per un breve indirizzo di saluto. Volentieri porto il saluto del Presidente De Poli e di Fondazione Cassamarca. A questa che, come è già stato detto da chi è intervenuto prima di me, è essenzialmente una giornata di festa. E quindi intanto i nostri, i miei complimenti agli studenti che oggi concludono un loro, forse primo, forse definitivo, percorso di studi con la laurea triennale. È stato detto prima, la nostra comunità, tra le sue istituzioni, ovviamente anche Fondazione Cassamarca, ha tenacemente voluto ed inseguito la realizzazione di un polo universitario al servizio del nostro territorio. Non per esigenze di immagine o di autopromozione, ma perché
la crescita dell'offerta culturale per il territorio di riferimento è un valore intorno al quale costruire il futuro dei nostri giovani, la nostra futura classe dirigente, sia essa orientata verso attività economico-imprenditoriali, sia essa orientata verso altre attività. Il valore aggiunto della formazione è un valore aggiunto che, proprio per quello che ha appena detto il Sindaco Gobbo, che a mia volta mi permetto di ringraziare e salutare per la sua presenza, ci deve spingere sempre di più a ricercare, ferme le radici delle nostre origini, della nostra storia, il radicamento del nostro territorio, ove se possibile concludere, ma non necessariamente, i percorsi formativi, ma poi mettere a frutto questo bagaglio di conoscenze, di patrimonio, di novità nella continuità, per esplorare da giovani, curiosi prima di tutto, perché la curiosità è un valore che si aggiunge alla formazione, alla cultura, alla dedizione, all'impegno. Bisogna essere curiosi per capire, per scoprire, per ricercare confini nuovi, e se non lo fanno i giovani non vedo chi altri possa farlo. E quindi l'idea di continuare a fare ogni sforzo possibile per consolidare la presenza del polo universitario nel nostro territorio è uno degli obiettivi che Fondazione continuerà a perseguire con tenacia e con perseveranza, cercando, dove possibile, sempre con maggior forza, anche il coinvolgimento di altre istituzioni che possano affiancarsi a quel che già si fa in partnership con l'Università Ca' Foscari, ma anche con l'Università di Padova per l'altra sede universitaria. È il territorio che potrà aiutarci a crescere, a coltivare quegli ulteriori progetti formativi di cui il magnifico rettore ha fatto, da cui il magnifico rettore ha fatto cenno, di cui poi si parlerà, perché tutti insieme possiamo continuare a creare questo sistema di servizi al nostro tessuto familiare, economico, imprenditoriale, civile, culturale. Non a caso, da ormai 3 o 4 sessioni di laurea, Ca' Foscari ha desiderato che questa cerimonia avvenisse in un luogo di cultura di altro ambito, com'è un teatro deputato allo spettacolo dal vivo, perché sono luoghi di aggregazione. Noi abbiamo sempre immaginato che i nostri teatri, questo, il teatro comunale e gli altri luoghi di aggregazione, siano prima di tutto una sorta di agorà moderne, nelle quali riunirsi, trovarsi, riflettere, fruire delle proposte culturali, ma essere anche parte attiva. E allora coniugare la formazione di tipo scolastico, di alto livello universitario, con i luoghi dove si propongono altre iniziative, altre provocazioni intellettuali altrettanto forti come possono essere quelle che a voi studenti vengono dai docenti o dalle attività che fate di campus, di master, di formazione all'estero, è un modo per sottolineare con pacatezza ma con forza, anche con evocazioni simboliche, il significato di un progetto culturale che spazia in molti campi. Ricordavo prima il magnifico rettore, lo voglio rammentare soprattutto ai giovani, ai non magari trevigiani nel senso stretto cittadino del termine, che tra l'altro questo teatro, questo gioiello Liberty, ha un ulteriore significato, un ulteriore valore aggiunto che sin dall'inizio Fondazione ha voluto inseguire. È stato il primo intervento di ristrutturazione che abbiamo eseguito ormai 14 anni fa, perché questo teatro fu costruito e voluto da un imprenditore, dal signor Appiani, che, avendo la sua fabbrica al di là del viale Montegrappa, pensò di realizzare qui, in queste case che vedete qui intorno, le case per i propri operai. Siamo nel 1910, e poi di realizzare all'interno del complesso destinato alla residenza dei propri operai dipendenti questa sala, questo teatro, che fu inaugurato il 5 gennaio del 1911, costruito da un imprenditore a servizio dei propri dipendenti che all'epoca arrivavano, come potete immaginare, dal territorio, dalle campagne, e che quindi qui avevano il loro sereno luogo di aggregazione. Purtroppo poi la guerra ha disperso forse un po' di patrimonio di tipo archivistico. Abbiamo recuperato, e di questo siamo fieri, una fotografia della festa di Capodanno del 31 dicembre del 1914 in questo luogo. Ma questo per dare il segno che anche gli imprenditori illuminati
possono contribuire in modo intelligente anche nel 2013 alla costruzione di un progetto culturale. Rinnovo i complimenti agli studenti, il grazie al Rettore e a tutti i docenti che con grande impegno si occupano dei corsi in Treviso e di nuovo complimenti agli studenti. Grazie. Abbiamo parlato più volte di progetto e di iniziative, di voglia di realizzare cose nuove in questa realtà, ce ne parla come fa sempre durante queste cerimonie il coordinatore, responsabile e direttore del campus trevigiano, la professoressa Monica Biglia. Grazie Rettore, grazie Avvocato per le belle parole, grazie Signor Sindaco e soprattutto grazie a voi studenti, grazie alle vostre famiglie, a tutti coloro che oggi vi accompagnano in questa giornata che per tutti quanti vuole essere un momento sì solenne ma soprattutto un momento di festa. Grazie perché per noi, dico in generale, è una grande soddisfazione vedervi arrivare in fondo al vostro percorso e coronare nel migliore dei modi il vostro cammino. È una soddisfazione, immagino, indubbiamente per voi che siete riusciti ad arrivare in fondo e siete riusciti e vedete in questa giornata ripagati i vostri sforzi. È una soddisfazione grande per i vostri genitori che vedono nei vostri risultati ripagata la loro fiducia in voi, ma anche una grande soddisfazione per Ca' Foscari potervi contare ora tra i propri laureati e come abbiamo avuto già modo di sentire sia dal Rettore che dal Sindaco, è indubbiamente una grande soddisfazione per la comunità di Treviso. Alla soddisfazione ovviamente si deve affiancare l'augurio. L'augurio che questo primo traguardo per voi costituisca un passaggio che vi porti ad aprirvi a potenziali e ci auguriamo più gratificanti, oltre che nuovi obiettivi, siano essi nel mondo del lavoro o nel proseguo della vostra formazione. L'augurio che quanto avete ricevuto dalla formazione universitaria sia all'altezza delle sfide che vi attendono. Sfide, appunto, che riguarderanno il mondo del lavoro o la nuova formazione. E il campus trevigiano su questo fronte, appunto, come ha anticipato il Rettore, ha ancora molto da offrirvi, con due lauree magistrali e due master di nuova attivazione che troveranno, appunto, con il prossimo anno accademico, la loro sede naturale nel campus trevigiano. Vi ricordo innanzitutto la laurea magistrale in sviluppo economico dell'impresa, che con i suoi tre percorsi vuole rispondere a richieste forti del territorio, quali appunto l'internazionalizzazione, l'attenzione alla piccola e media impresa, innovazione, imprenditorialità. Richieste che costituiscono per Ca' Foscari altrettante sfide a cui vuole dare delle risposte concrete. Vi ricordo la magistrale in interpretariato traduzione editoriale settoriale cinese, cantonese e inglese, che propone un'offerta didattica, direi unica in Italia, con corsi mirati alla formazione di professionisti dotati di competenze specifiche ed altamente competitive a livello internazionale. Professionisti che possono svolgere un ruolo chiave sia presso organismi internazionali, sia e soprattutto nelle aziende che vogliono e debbono aprirsi a nuovi mercati. L'offerta si completa, appunto, con due master. Con il master di primo livello in economia e lingue dell'Europa orientale, che mira alla formazione di figure professionali capaci di combinare competenze linguistiche, economiche e giuridiche con l'obiettivo di sviluppare le relazioni produttive, commerciali e culturali delle imprese italiane con la Russia e i paesi dell'Europa orientale. E l'offerta formativa si arricchirà dal prossimo anno anche del Master Executive, sempre di primo livello, quindi offerto ai laureati triennali, in commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale, che ugualmente mira a formare professionisti in grado di operare in ambito internazionale, conoscendo sia la struttura economica delle principali operazioni che le problematiche giuridiche da queste suscitate. Il diritto doganale in particolare assume rilievo centrale in questo master, che si avvale di una speciale collaborazione, appunto, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La scuola di Treviso però non ha solo un patrimonio di offerta formativa, ma vuole offrire ed incrementare il proprio patrimonio di rapporti e collaborazioni esistenti e in divenire. L'interazione con il territorio vuole crescere innanzitutto nella definizione e nel miglioramento dell'offerta formativa della scuola stessa,
I nuovi master ne sono appunto un esempio concreto, ma vuole crescere anche nella promozione di attività legate ai temi dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della valutazione dei rischi di impresa, temi su cui si sta lavorando in collaborazione con altri importanti attori del territorio, quali, solo a titolo di esempio, la Camera di Commercio. La scuola è e vuole essere, anche in linea con quella bella apertura che ha fatto l'avvocato Gagliardi prima rispetto a questo luogo dove ci troviamo, qui nel teatro, vuole essere anche un'occasione di incontro e di scambio. Ed è in questo spirito che sono nate le iniziative che Fosca rincontra al campus di Treviso e che a breve avranno inizio i lunedì al campus di Treviso in collaborazione con la Fondazione Iglesia. Si tratta di occasioni di incontro, appunto, di discussione, di conoscenza, ma anche di convivialità con studenti, docenti e professionisti. L'interazione con il territorio vuole tradursi soprattutto in capacità di fornire capitale umano, dando al contempo occasioni ed opportunità ai nostri laureati di collocarsi, come si dice. Coerentemente con lo sforzo che l'Ateneo sta operando in termini di offerta di servizi e di strumenti di apprendimento e di crescita sempre migliori, la scuola sta incentivando i laboratori, quale occasione di incontro diretto e di confronto immediato con le esigenze del tessuto economico locale. La nuova collaborazione in particolare con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un esempio in questa direzione e il nuovo laboratorio di tecnica doganale è stato accolto con molto entusiasmo da parte degli studenti che erano numerosissimi inserito nel loro piano di studi. È importante ricordare che il forte radicamento al territorio si accompagna appunto all'apertura internazionale che gli studenti e gli portatori di interessi aderenti alla scuola chiedono alla sua offerta formativa. L'esperienza di studio all'estero, che prima il rettore ha giustamente ricordato e che tutti voi avete avuto modo di realizzare, costituisce un'opportunità unica che dimostra il grande sforzo che CAS Foscari sta mettendo in campo per l'internazionalizzazione ed il forte sostegno anche che Fondazione Cassamarca pone all'apertura internazionale. Infine, il giorno della laurea in teatro, in veste pubblica, vuole essere appunto un gesto ugualmente di presenza tangibile in Treviso. Gesto che con vero piacere della scuola di Ca' Foscari riceve appunto grande riscontro e grande attenzione, dimostrando l'interesse e l'attenzione che il territorio ha verso l'università, verso i suoi studenti, verso i suoi laureati. Di questa presenza ringrazio nuovamente il sindaco, ringrazio l'assessore provinciale Speranzon, che rappresenta il presidente Muraro, e tutte le autorità presenti, che permettono appunto ai neodottori cafoscarini di sentire il sostegno e sostegno forte della comunità. Sostegno che ci piace ricordare si concretizza in tanti modi diversi, quali in primis l'impegno di Fondazione Cassamarca. Si concretizza in nascita e supporto agli studenti trevigiani, Fondazione Iglesias nasce appunto per questo e a breve saranno distribuite le borse di studio della Fondazione stessa, nella definizione di particolari accordi per prestiti agevolati, come ha ricordato il Rettore, e anche nell'incremento appunto delle dotazioni della sede, quali il servizio Wi-Fi che ha da poco, come si dice, illuminato il campus, grazie al supporto della Banca Popolare di Vicenza. Prima di chiudere, come mi fa sempre piacere fare alcuni ringraziamenti specifici, innanzitutto all'Avvocato Gagliardi e Fondazione Cassamarca, che appunto mettono a disposizione il teatro e sono partecipi a questa cerimonia, al giorno della laurea, giorno, ripeto, così importante per voi. Ringrazio il direttore del teatro e tutto il staff. Ringrazio tutto il personale della sede di Treviso, gli uffici eventi e comunicazione di Ca' Foscari che hanno progettato e contribuito, mi auguro, a rendere questa giornata per voi indimenticabile. Quindi da parte mia ancora congratulazioni e ancora l'augurio che la voglia di conoscere, apprendere, curiosare, sperimentare vi permetta di crescere, di perseguire nuovi obiettivi e soprattutto di raggiungerli, di affrontare il futuro con quello che, diciamo, sia giusto, un ragionevole ottimismo, sapendolo sì pieno di sfide, ma sapendolo soprattutto nelle vostre mani. Grazie e congratulazioni a tutti. Abbiamo menzionato più volte la Fondazione Iglesias come esempio di istituzione lungimirante che ha messo a disposizione 11 borse di studio per gli studenti trevigiani.
E invito allora Ernesto Serraglia qui sul palco proprio per consegnare a questi 11 studenti che hanno vinto queste borse quello che hanno ricevuto. Grazie. Buongiorno a tutti, io qui rappresento la Fondazione Luciano Iglesias che è stata appunto costituita un paio di anni fa e che ha diciamo l'obiettivo di sfruttare il patrimonio che le è stato assegnato per assegnare borse di studio a studenti particolarmente, a laureati particolarmente meritevoli, sia per quanto riguarda i corsi erogati da Ca' Fosca e da Treviso, sia per quanto riguarda i corsi di ingegneria informatica erogati dalla Facoltà di Ingegneria di Padova. Tant'è vero che oggi noi premieremo 11 laureati qui a Treviso e poi tra circa un mese premieremo e daremo altrettante borse di studio a laureati di ingegneria informatica presso l'Università di Padova. La Fondazione svolge il suo compito attraverso la gestione del proprio patrimonio e quindi naturalmente l'erogazione delle borse di studio è funzione e sarà sempre funzione di questa, del successo che avremo come consiglio direttivo nella gestione appunto e nei risultati che avremo nella gestione di questo patrimonio di cui disponiamo. Possiamo già dire comunque che fortunatamente l'anno 2012 si è concluso bene e quindi la Fondazione ha fatto un utile diciamo importante, abbastanza cospicuo, che consentirà anche nell'anno prossimo di erogare borse di studio piuttosto, pensiamo che siano piuttosto rilevanti e importanti. A tal proposito vorrei anche anticipare che siccome la Fondazione in questa occasione eroga le borse di studio per la seconda volta, no? Abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno è la seconda volta, l'obiettivo che è quello che si è cercato di concordare con i rettori delle due università è quello di utilizzare la fondazione che io presiedo perché diventi un veicolo che favorisca un sempre più costante avvicinamento del mondo imprenditoriale col mondo accademico, cosa che riteniamo sia utile a entrambi effettivamente. E quindi l'attività che stiamo facendo in questi mesi è quello di selezionare alcune imprese importanti e gruppi importanti del territorio perché possano l'anno prossimo essere i destinatari, diciamo, delle borse di studio. Cioè, mi spiego meglio, vorremmo fare in modo che l'anno prossimo la Fondazione possa erogare le borse di studio consentendo ai premiati di fare degli stage presso delle imprese importanti di riferimento del territorio. Questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti per cercare appunto di conseguire questo sempre più ampio avvicinamento del mondo imprenditoriale col mondo accademico. E pensiamo che questa sia una cosa utile anche per le persone, per i laureati che saranno gli assegnatari di queste borse di studio, perché potranno vivere una esperienza molto importante presso queste imprese e naturalmente poi potranno eventualmente essere parte, no, di questo progetto e anche eventualmente trovare degli sbocchi lavorativi e professionali presso le più importanti imprese del territorio. Quindi questo è l'obiettivo che ci siamo posti e vedremo, dovremo essere in grado comunque di fare questo almeno, diciamo, parzialmente. E poi credo che ci sia un'ulteriore questione che vada sottolineata e che ha già anticipato la professoressa Biglio e che consiste nella collaborazione ulteriore che si sta formando tra la Università Ca' Fosca e la Fondazione che io presiedo nell'organizzare degli incontri con gli studenti, che poi saranno degli incontri aperti anche evidentemente a chi vuole partecipare, che si svolgeranno nei locali dell'università qui appunto a Treviso e che puntano ad avere ogni lunedì di ogni mese
un imprenditore che possa fare una lezione, un intervento su materie evidentemente che riguardano l'università. Quindi questa è un'iniziativa che pensiamo possa essere molto importante. Inizia già la settimana prossima, perché lunedì 22 c'è il primo di questi incontri in cui ci sarà l'amministratore delegato del gruppo San Benedetto che farà un intervento, e poi ci sarà il 20 maggio un ulteriore incontro sul private equity da parte del presidente della Savio, che è una società leader mondiale nell'industria dei macchinari, dell'industria tessile di Pordenone. Quindi poi ci sarà una pausa e poi contiamo da settembre di riprendere anche questi incontri che si chiamano lunedì at campus di Treviso, e che quindi anche in questo noi pensiamo che sia sempre un qualcosa che faciliterà, diciamo, la conoscenza da parte degli studenti delle problematiche attinenti al mondo lavorativo, al mondo imprenditoriale, e quindi cercherà di favorire sempre di più il loro avvicinamento a questo mondo, perché insomma credo che tutti sappiamo, tutti abbiamo passato, no, il momento in cui uno si laurea, poi non sa che fare, non conosce, invece in questo modo noi cerchiamo di favorire almeno la possibilità che ci siano meno sorprese possibili da parte dei laureati, e possano trovare insomma un ambiente più favorevole, delle maggiori possibilità, anche perché insomma in questo periodo di crisi credo che sia assolutamente necessario provare a dare questi impulsi e queste iniziative.